Ragazzole e ragazzole, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video speciale. Oggi però andiamo a fare la reaction ai vostri segreti imbarazzanti. Let's go, Ski, let's go! Ebbene sì, ragazzi, come sapete sono ufficialmente ritornati i video speciali tanto attesi che mi chiedevate letteralmente dall'anno scorso. E ragazzi, fatemelo dire, 2 settimane fa vi ho fatto uscire il video della reaction ai vostri segreti hot e ha avuto veramente un successone e ha ricevuto un supporto veramente incredibile. Io onestamente non me l'aspettavo e di questo volevo ringraziarvi infinitamente. E quindi oggi siamo qua con il secondo video speciale, ma oggi faremo la reaction ai vostri segreti imbarazzanti. Quindi ragazzuoli, mi raccomando, prima di cominciare con il video lasciate subito tanti pollicioni in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, mi raccomando, sennò mi arrabbio. E soprattutto se volete essere i prossimi partecipanti di un mio prossimo video speciale, non dovete fare altro che seguirmi sul mio profilo Instagram e rimanere sintonizzati con le mie stories. Questo perché da un giorno all'altro vi pubblicherò appunto delle stories dove vi annuncerò che andrò a registrare un video speciale per il mio canale YouTube e che quindi avrò bisogno del vostro aiuto. Che è proprio quello che ho fatto anche per questo video, infatti mi avete mandato letteralmente un sacco di segreti in anonimo e oggi ne andiamo a vedere qualcuno. Speriamo di divertirci, ma soprattutto speriamo di non leggere cose troppo assurde. Ora però non perdiamoci in chiacchiere perché io direi che siamo alquanto curiosi di vedere cosa mi avete scritto. Quindi, let's go! Iniziamo con il primo segreto imbarazzante di oggi. Allora, in prima superiore, durante un giorno di scuola, come tutti gli altri, ho iniziato a sentire un leggero mal di stomaco. Essendo nel mio periodo del mese, non ci diedi molta importanza, fino all'intervallo in cui mi arrivarono delle fitte pazzesche nell'intestino e iniziai a sudare freddo. Appena tornata in classe, decido di farmi venire a prendere e mentre dica alla segretaria il numero di mia madre, non riesco a trattenere una scoreggina che si rivela più liquida che gassosa, fortunatamente mancante di rumore. Io non voglio credere a quello che ho appena detto. Cioè, ragazzi, mi ha fatto proprio una specifica tecnica della sua scoreggina, che era più liquida che gassosa e mancante di rumore. Cioè, letteralmente è meglio del bugiardino che trovi in ogni prodotto farmaceutico. Cioè, tu sei una grande, fatelo dire. Ma continuiamo. Corro subito in bagno e dopo essermi sistemata aspetto i miei a chiappe strette. I miei compagni in tutto questo pensavano che mi girasse la testa e che stessi per svenire. PS, gli assorbenti salvano anche da altro, oltre che al ciclo. E questa cosa, ragazzi, è vera. E no, non lo dico per mia esperienza personale, perché so già che voi siete lì pronti nei commenti a dire: ah, Marti, lo dici perché ti sei cagata sotto? No, ragazzi, non c'entra niente. Lo so perché è così. Gli assorbenti salvano da quasi tutto, quasi. In ogni caso, mi hai fatto una specifica tecnica così precisa della tua scoreggia che tu per me... hai vinto tutto, sei una grande. A me una roba del genere non credo che mi sia mai successa e devo essere sincera, meno male. Comunque, bel segreto, però adesso passiamo al secondo. Una volta stavo a casa dei miei cugini e ad un certo punto vedo mia cugina, è scritto pure male, farsi una... Non credo aver capito bene, ragazzi. Voi lo avete censurato, ma lui ha scritto che sua cugina gli stava facendo praticamente una... falegnametta da sola. Un po'... cioè il gingillo? Vabbè, ci può stare, non lo so, ormai tutto è possibile, però vabbè. All'aro, voleva scrivere esattamente allora. Da lì sono andato davanti a lei e lì non ho resistito e la ho... Bro. Allora, uno, tua cugina non può farsi le cose del falegname da sola, è un po' impossibile. Punto numero 2, la vedo una cosa veramente improponibile, essendo che è scritto con un italiano abbastanza particolare, ti devo dire la verità. Terza cosa, se questo segreto dovesse essere vero, allora ti dico che io ho i stessi soldi di Elon Musk, ovviamente grande cazzata. Questo segreto è palesemente una burla, non ti credo, I don't believe you, è una burlona. Non lo posso reputare nemmeno un segreto divertente perché non c'è nulla di divertimento, è tutto completamente inventato. Secondo me questo ragazzo avrà fatto tipo un sogno del genere e quello che probabilmente sperava che si realizzasse, ma è molto strano quello che ha fatto, diciamo, la cugina a se stessa. Ma sorvoliamo che forse è meglio. Ho fatto robe selvaggine con mia cugina a 6 anni e lei a 17. Se... va bene.
Probabilmente il suo lavoro cos'è? Dora l'esploratrice, voleva andare a cercare l'ombrico sperduto nella foresta amazzonica, pluviale, economica, aziendale, bli blu 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 bla. Bro, io capisco che volevi uscire nel video e ci sei anche riuscito. Però una roba del genere non potrà mai essere vera, perché a 6 anni, zì, non c'hai manco, non te lo posso dire, manco questo del rossetto, così è impossibile. Ma poi dove a 6 anni, 17? Come la chiamavano? Dora l'esploratrice? È come dire che io da domani mi comincio a chiamare Rocco Siffredi. Improponibile, impossibile. Ma vabbè, passiamo al prossimo segreto, va che è meglio. Ho ficcato un dito nel lato B a mio fratello. Non lo so, raga, questa cosa mi fa troppo ridere, perché mi immagino tipo le scene. Non so se voi vi capita di farlo, almeno io lo faccio tipo sempre con tutti, del tipo, che ne so, con mio fratello, con Giorgia, con chiunque. Quando tipo salgo magari le scale, loro sono davanti, vado tipo a dare fastidio con il dito tipo in mezzo ai pantaloni. Ovviamente non è che metto il dito all'interno, cioè aspetta, specifichiamo un attimo, fatemi riformulare la frase. Il classico scherzetto che si fa quando salite le scale, voi siete dietro e la persona è davanti, voi per rompergli un po' le scatole date fastidio diciamo con il ditino a spingere. Se intendi questo, cioè ci sta, è una cosa normale, è una cosa divertente che fanno penso la maggior parte delle persone che hanno problemi mentali, proprio come la sottoscritta, e quindi ci sta, cioè è una cosa molto tranquilla, alla fine non è imbarazzante, è una roba chill. Se poi tu intendevi in un altro senso, bro, fatti ricoverare il prima possibile. Te lo do come consiglio, come se fossi la tua sorella maggiore, ok? Mi raccomando. Passiamo al prossimo segreto, che è meglio. Una volta mio padre mi ha beccato gingillarmi il gingillo. Niente, ormai questa frase ve l'ho proprio inculcata nella testa. E questa, raga, è colpa mia. Me ne assumo la mia responsabilità e mi va anche bene così. E mi ha detto che lo facevo in modo sbagliato. Dopo mi ha fatto vedere come si faceva e ce la siamo fatta insieme. Va bene. Va bene, dai. Va bene. Va bene! Questa, ragazzi, sarebbe da denuncia! Questa cosa sarebbe... Quanti anni hai? Quanti anni avevi? Dimmi la verità! Io la trovo una cosa alquanto impossibile e improponibile, perché se dovesse essere vero, raga, sta roba è da denuncia subito! Ma proprio subito! Cioè, ma poi... No, io la trovo comunque impossibile, nel senso... Non riesco a immaginarmi in un mondo parallelo una roba del genere accadere. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se secondo voi potrebbe essere un segreto veritiero o meno. Secondo me, ragazzi, è falso, è tipo una burla enorme, perché anche fosse vero io avrei tipo un imbarazzo estremo, cioè della serie, wow, what the fuck, ma vattene via, ma io sono da sola, ma di che stiamo parlando? No, no, raga, per me è una burla. Fatemelo sapere anche voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Passiamo al prossimo segreto, perché penso che sia la cosa migliore da fare in questo momento. Mi gingillo il gingillo su di te, ma perché, bro? Cioè, in che senso? Manca di che faccio dei contenuti particolari, cioè io gioco a Fortnite, gioco a Brawl Stars, cioè io sono una videogiocatrice, ma che ci sarà da gingillarsi su di me che non faccio manco contenuti particolari? Pronto? Sveglia! Cioè, questo non so se prenderlo come un complimento o no, raga, io non lo so, cioè mi sento in imbarazzo. Va bene, ok, GG, bella giocata, andiamo avanti perché mi sento molto molto in imbarazzo, grazie. Una volta avevo preso un virus intestinale, solo che di sera dovevo andare a cena al sushi perché avevo prenotato e mi ero organizzata con gente. Dopo un po' mi sono sentita male e sono andata in bagno, ho preso male le misure e ho sdiarreato. No, 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 ti prego, non di... No, 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 no. No, hai fatto un casino, hai fatto un casino. Ho preso male le misure e ho sdiarreato fuori dal cesso, sporcandolo tutto sopra. Tra parentesi, il cesso. L'avevo capito, non ti preoccupare. L'avevo capito alla perfezione. E anche nella parte dietro. Ho provato a pulire almeno la parte sopra, ma la parte dietro era tutta sporca. Alla fine mi sono arresa e me ne sono andata via facendo finta di nulla. Il tutto nel bagno degli... Vabbè, la scritta in maniera forse un po' dispregiativa, non lo so. Forse è più corretto dire il bagno dei disabili, credo che sia più giusto dire così. Allora, hai fatto un casino pazzesco, cioè... Prendere letteralmente male le misure e sdiarreare ovunque, hai fatto letteralmente diventare quel bagno come la skin di Spike su Brawl Stars. Devo dire complimenti veramente per questa azione impressionante. Può succedere, è sicuramente una cosa molto imbarazzante e io come te avrei fatto la stessa cosa, ovvero quello di prendere e scapparmene via. Perché andare da uno di quelli là e dire uè bro, ho sbagliato fuori dal cesso, te l'ho sporcato tutto quanto, perdonami,
andatela a pulire. Ciao. Diciamo che non è forse la cosa più corretta, o meglio, carina da fare, in quanto è molto imbarazzante. Sarei scappata anche come hai fatto tu, quindi approvo questa cosa. Mi dispiace per quello che ti è successo. Comunque, una roba abbastanza imbarazzante. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Quando era all'asilo stavo giocando, ma ad un certo punto mi piego per prendere una cosa e mi cago nelle mutande. Ragazzi, ma ce l'avete con sta roba di smerdare ovunque, che siano le mutande, gli assorbenti, i fuori dal bagno, non lo so, ci manca soltanto una sdiarata sulla porta praticamente. Vabbè, per favore andiamo avanti perché secondo me sarà divertente. Niente da dire, la maestra ha chiamato mia madre e sono andato a casa. PS, ovviamente prima di andare a casa mi sono cambiato. Ah, beh, e come ti sei cambiato? La porta dei ricambi tua mamma, suppongo? O ti è venuta a prendere o sei andato tu? Non lo so, comunque ve lo giuro ragazzi che, posso dirvelo? Siete degli smerdoni veramente incredibili. Cioè, veramente porca la merda smerdosa ragazzi. Cioè, non so cos'altro dirvi, non so... Va bene così, va bene, almeno liberate l'intestino, che vi devo dire. Ho sempre avuto una cotta per te. Ci conosciamo, abbiamo parlato, abbiamo amici in comune e un giorno mi dichiarerò facendo qualcosa. No, ragazzi, io c'ho paura. Oh! Oh, aspetta un attimo. Io spero che sia una roba fake e non vera, perché sinceramente questo non è un segreto imbarazzante. Nel senso, questo è... Non lo so, mi sento stalkerata. Aiuto, non parlerò mai più con nessuno da oggi. Non voglio avere più in comune niente con nessuno. Io sinceramente mi nascondo dietro i miei occhiali da super figona che sono e ti dico... spero che hai capito il mio messaggio. Comunque, va bene, farò finta di non aver letto perché poi se no mi vengono le paranoie e i dubbi e poi la notte non dormo. Quindi passiamo al prossimo segreto! Quando ero piccola mi scaccolavo e puntualmente appiccicavo le caccole in tutti i posti possibili e nascosti. Sul muro, in macchina dei miei e sotto il letto. Ma perché? Ma perché sotto il letto? Una volta mentre mamma si mise a pulire trovò la mia collezione di caccole sotto al letto e sprofondai io sprofondai dalla vergogna. Una cosa la imparai. Bisogna trovare dei posti meno prevedibili per appiccicare i tesori. No, vabbè, ma questo... No, tu non stai bene. Tu non stai bene! Ma cosa vuol dire? Cioè, allora... Io capisco che sicuramente la maggior parte di voi caccole o chewing gum sotto i banchi di scuola l'avrete fatto sicuramente almeno una volta nella vostra vita. E non prendiamoci in giro. Però addirittura in casa, sotto il letto, ma che stai dicendo? Cioè, io non mi è mai successo di fare questa cosa, ragazzi. Al massimo quando ero piccola... Se mi scaccolavo facevo tipo così, che la lanciavo, ma cioè, sarà accaduto forse due volte, ma non stare lì e metterla sotto il letto, nascosta, non lo so, nei muri. Mi farei fare un piccolo controllino inerente a questa cosa, perché è molto strana. Mi è piaciuto come segreto, sicuramente molto particolare, molto divertente, anche imbarazzante perché tua madre ti ha sgamato, quindi... Spero che non te l'abbia data di santa ragione, perché sennò potrebbe essere un problema. Almeno mia madre o mia nonna l'avrebbero fatto. Bene ragazzi, passiamo all'ultimo segreto imbarazzante di oggi. Allora, quando avevo 10 anni sono andato con mia mamma a fare la spesa in un supermercato gigantesco. Poi io e mia mamma ci siamo persi di vista e puoi immaginare la mia reazione. No raga, penso che sia uno degli incubi peggiori di tutti noi. Cioè, quante volte è successo di perdere i nostri genitori? O che magari la cosa peggiore... Che magari eravamo in cassa e poi arriva la mamma e dice: aspetta un attimo, mi sono dimenticata le uova. E tu sei lì in cassa che poi tocca a te, perché arriva il tuo turno e tu sei lì impalato che non hai soldi, non sai come pagare, sei fermo bloccato e hai un imbarazzo e una paura incredibile. Ditemi se anche voi questa cosa è successa, perché a me è successa, ragazzi, ve lo giuro, milioni di volte, non sto scherzando. Alla fine mi hanno trovato in lacrime e hanno dovuto chiamare la sicurezza. Poi mi hanno chiesto l'identikit di mia mamma e non la trovavano. E c'era un sacco di gente tutta radunata che mi guardava. Mia mamma era al reparto verdura, tutta tranquilla. Ah, quindi capito lei, mortacci sua. È stato troppo imbarazzante, pirchi misiri. No, vabbè, questa cosa, cioè, nel senso, sicuramente sarà stata imbarazzante, ma io sono sicura che avrei avuto una paura devastante. Cioè, ragazzi, a me quando accadeva una roba del genere io avevo una caga pazzesca. Cioè, ma di che stiamo parlando? Chissà perché era nel reparto verdure, cosa stava cercando? Qualche bella zucchinara? No, vabbè, ma la smetto. Dai, sto scherzando. Era uno scherzo! Era uno scherzo. Questo
Questo era un bel segreto imbarazzante, sicuramente anche molto spaventoso, perché io vi ripeto, mi sarei spaventata tantissimo. Molto bello, mi è piaciuto. Come ultimo segreto imbarazzante di oggi, devo dire, tanta roba. Bene ragazzi, siamo giunti al termine di questo fantastico video. Io personalmente mi sono divertita tantissimo a leggere tanti dei vostri segreti imbarazzanti, che peraltro ragazzi alcuni erano estremi, ma altri non avevano assolutamente alcun senso. Però mi sono divertita davvero tanto e alla fine questo è lo scopo di questi video. Quindi spero che vi sia piaciuto anche a voi. Se dovesse essere così, mi raccomando, lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale, ma soprattutto fatemi sapere qui sotto nei commenti quali video vorreste vedere prossimamente qui sul mio canale YouTube. Ovviamente sempre riguardo video speciali. E mi raccomando, se anche voi volete partecipare proprio come questi ragazzi che hanno partecipato a questo video, che io ringrazio ancora una volta per avermi condiviso tutti i loro segreti imbarazzanti, non dovete fare altro che seguirmi sul mio profilo Instagram e rimanere sintonizzati con le mie stories. Ora ragazzi, noi però ci dobbiamo salutare, ma ci rivediamo chiaramente in un prossimo video. Dalla vostra Crotomist è tutto. Bella a tutti ragazzi.